Caschi modulari o apribili, se preferite, sembrano essere loro i prodotti più sulla cresta dell'onda in questo periodo storico. Un successo che potremmo definire annunciato, visto che questi caschi sono quelli più versatili e soprattutto molto adatti a soddisfare chi della moto fa un utilizzo variegato. Insomma, se si vogliono fare i numeri, in questo segmento ci devi proprio essere. E HJC lo presidia con il nuovo Arfa 90S, modulare, doppia omologazione e con qualche interessante carta da giocarsi. Andiamo a scoprirlo insieme nel nostro Sotto la Lente di oggi. L'HJC Arfa 90S si rivolge a tutti i mototuristi che sono alla ricerca di un casco modulare comodo per le lunghe trasferte, ma comunque caratterizzato da una leggerezza e da una stabilità aerodinamica tipiche di un casco integrale. Arfa 90S si pone all'apice della gamma dei caschi apribili di HJC con un prezzo di partenza di €479,90. Arfa 90S è un casco di fascia alta. Ecco perché non deve stupire l'estrema cura realizzativa ai numerosi dettagli che aumentano la percezione qualitativa del casco, come ad esempio il logo frontale applicato in rilievo. La calotta PIM Plus è caratterizzata dal largo utilizzo di materiali di rinforzo, come carbonio e carbonio vitreo hybrid fabric. Una soluzione che punta a restituire una maggiore resistenza agli urti, ma tiene in grande considerazione la leggerezza. Gli interni dell'HJC Arfa 90S sono realizzati con un particolare tessuto antibatterico, in grado di garantire una maggiore traspirazione e tempi di asciugatura ridotti. Tutte le imbottiture sono rimovibili. Da menzionare anche la compatibilità dei guanciali con le bacchette degli occhiali. Il sistema di ritenzione con chiusura micrometrica è caratterizzato dalle leve di tenuta e di apertura in alluminio, materiali qualitativamente al top. Il sistema di aerazione dell'HJC Arfa 90S è composto da una presa d'aria superiore regolabile su due posizioni, aperta o chiusa, una presa d'aria frontale anch'essa regolabile su due posizioni e infine da un estrattore posteriore che può essere chiuso per tenere l'interno del casco caldo anche nei giorni in cui le temperature sono più fredde. La visiera dell'Arfa 90S offre il 99% di protezione dai raggi UVA e UVB ed è dotata di un sistema di bloccaggio centrale che previene le aperture involontarie al fine di migliorare la sicurezza. Non manca la predisposizione per la lente Pinlock che punta a prevenire l'appannamento della visiera. Il visierino parasole è dotato di un rivestimento anti-appannamento e antigraffio ed è facilmente utilizzabile tramite il cursore posto sul lato sinistro del casco. In quanto casco modulare, l'HJC Arfa 90S gode della doppia omologazione P e J e quindi può essere utilizzato sia aperto sia chiuso. La mentoniera può essere aperta utilizzando la pratica leva di sgancio posta in basso alla parte frontale del casco, operazione che si può eseguire con una sola mano. HJC dichiara un peso di 1550 grammi. Un dato abbastanza interessante se confrontato a quello di altri caschi modulari della stessa fascia di prezzo. Alla nostra bilancia, il Arfa 90S ha fatto segnare un peso di 1585 grammi. L'HJC Arfa 90S è predisposto per ospitare gli interfoni Smart HJC 20B e 10B sviluppati in collaborazione con Sena. Ed
Devo ammettere che non conoscevo molto bene HJC, anche se quando ho avuto modo di provarlo con i caschi integrali mi sono sempre trovato bene, rilevando un'ottima qualità generale e per quanto riguarda anche i materiali e la funzionalità. Il nuovo ARFA 90S non si discosta molto da questa filosofia. Prima di tutto è un casco qualitativamente di alto livello, sia per quanto riguarda i materiali, sia per quanto riguarda il funzionamento di tutti i meccanismi, parlo di presa d'aria per esempio. Ecco, se un punticino debole lo devo segnalare è nella parte posteriore della mentoniera, zona in cui la verniciatura non è così perfetta, ma del resto nemmeno si vede moltissimo. Devo dire che per essere un modulare è anche un casco piuttosto preciso nella calzata. Spiegandomi meglio, io di solito sui modulari prendo una taglia in più rispetto alla mia S, perché questo tipo di casco tende a stringere un po' nella zona delle guance e quando chiudi la mentoniera si stringe ancora un po' di più. Con l'ARFA 90S invece ho potuto restare sulla mia taglia e di questo ne ha beneficiato anche la calzata nella parte alta della testa, calzata che mi piace perché è adatta alla mia conformazione e soprattutto piacevole perché tutto il materiale di conforto è molto morbido. Insomma, ho tenuto in testa l'ARFA 90S per una giornata intera e non me ne sono accorto, il che per essere un modulare non è male. Onestamente io non sono un fan dei sistemi microlock per il bloccaggio del cinturino perché preferisco il doppio anello, ma in questo caso ho trovato il sistema della HJC correttamente posizionato per non dare fastidio in una zona che per me, devo dire, è sempre molto sensibile. Cose positive da segnalare: senza dubbio la reazione superiore molto efficace, la sensazione di raffrescamento qui nella zona superiore della testa è immediata. Ricordatevi però di aprire la presa di estrazione posteriore per garantire il massimo del flusso d'aria. Un po' meno efficace la presa della mentoniera, anche se devo dire che mi è capitato di prendere anche la pioggia, non ho rilevato appannamenti. Nei giorni in cui ho provato l'ARFA 90S faceva molto caldo, per cui ho preferito rimuovere il piccolo deflettore sotto la mentoniera per far girare un pochino più di aria, comodo perché si toglie rapidamente. Devo segnalare anche l'ottima stabilità in velocità e la buona silenziosità anche su moto critiche da questo punto di vista, come la Aprilia Tuono V4, che certamente non è la moto che ti fa stare il casco più stabile di tutte. Ottimo alla fine anche il visierino parasole, viaggia lontano dal naso, è otticamente perfetto ed è molto lungo nella parte laterale e questo evita interferenze visive, quindi quando si guida con il visierino abbassato la visibilità è veramente di alto livello.